Ben trovati, siamo a Palazzo Raffaello nella sede della Regione Marche per la conferenza stampa della 26esima edizione della Del Monte Supercoppa. Una kermesse che nel weekend all'Aerosole Forum di Civitanova Marche metterà a confronto le quattro migliori squadre della passata stagione. I campioni d'Italia della Cucina e Lube Civitanova sabato alle 15:15 affronteranno Vero Volley Monza, esordiente in questa competizione ma con un roster molto attrezzato e determinata a lasciare subito il segno. Alle 18 un'altra grande partita, i detentori del trofeo della Sir Safety Conad Perugia se la vedranno con l'Itas Trentino, che ha già dimostrato in queste due prime giornate di campionato di essere in palla e di voler contendere il trofeo. Abbiamo numerosi ospiti d'eccellenza. Io lascerei la parola per gli onori di casa all'assessora allo sport regionale Giorgia Latini. Giorgia Latini, le Marche come simbolo di ripresa per i risultati degli sportivi marchigiani, i risultati delle squadre marchigiane come la Cucina e Lube Civitanova, e anche a livello organizzativo queste manifestazioni possono essere uno stimolo per i giovani, suscitare interesse. Chissà quanti giovani, vedendo i gesti atletici di atleti come Osmani Guantorena, sogneranno un giorno di ripetere le orme o quantomeno di provare ad avvicinarsi alla Serie A. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi è un'altra giornata importante per la nostra regione, per sostenere questo evento che ci sarà nel weekend, la Supercoppa. Quindi devo dire, come accennava, che le Marche si sono distinte in quest'ultimo periodo per grandi risultati sportivi e soprattutto le Marche, ecco, hanno dato questo segnale di rinascita attraverso lo sport, perché vabbè, è inutile parlare di Mancini, il nostro testimonial proprio come Regione Marche, dove durante le vittorie milioni e milioni di italiani hanno visto lo spot delle Marche andare in onda durante soprattutto la finale e la semifinale. Ma soprattutto abbiamo festeggiato tanti altri atleti, anche gli atleti paralimpici, Gimbo. Io l'altro ieri sono stata, a proposito di pallavolo, in un liceo scientifico dove c'era l'allenatore della nazionale, Davide Mazzanti, proprio per festeggiare queste atlete che alle Olimpiadi non erano arrivate al podio, ma che invece poi dopo erano riuscite a vincere il titolo di campioni europei. Quindi come passare dalla sconfitta alla vittoria. Ecco, lo sport ci dà tanti messaggi positivi, è veramente un maestro di vita e quindi noi stiamo puntando tanto proprio sui giovani. Quindi squadre di eccellenza come la Lube sicuramente sono un incentivo per attrarre le nuove generazioni a praticare sport. Ecco, soprattutto la pallavolo è uno sport di squadra, perché quindi non è solamente sport, non si intende solamente competizione, stare bene, fare movimento, ma soprattutto è un grande valore aggiunto a livello educativo. Quindi lo sport è veramente un modello per i nostri ragazzi, perché attraverso lo sport imparano ovviamente lo spirito di squadra, imparano a superare i propri limiti, imparano a credere su se stessi, imparano a puntare su se stessi e a credere nelle proprie capacità e a imparare come reagire dalle sconfitte per poi arrivare alle vittorie. Quindi ecco, squadre come la Lube, che sono veramente il fiore all'occhiello della nostra regione, contribuiscono proprio a dare questi messaggi positivi ai nostri ragazzi. E come regione stiamo puntando tanto anche ad incidere in tal senso sulle nuove generazioni, sulle scuole, sulle elementari. Abbiamo stanziato 1 milione di euro proprio per far sì che la prima, la seconda elementare abbiano un insegnante di educazione fisica laureato proprio in scienze motorie. Quindi ci crediamo tanto come regione e quindi io vi ringrazio, perché senza il vostro contributo poi dopo pratico e veramente, insomma, che se ci sono, ecco, campioni dopo come voi che scendono in campo, sicuramente contribuite
a questo insomma, a questa visione che non dobbiamo abbandonare ma dobbiamo sostenere sempre più. Quindi sicuramente la Regione sarà al vostro fianco anche per i prossimi eventi, per le prossime iniziative, e intanto veramente complimenti alla squadra Lube. Grazie. Grazie mille per le tue parole. E a proposito di Cucine Lube Civitanova, abbiamo con noi la presidente Simona Sileoni. Simona, la Lube è reduce da una bellissima annata, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto lo scudetto, sconfiggendo in tutti i sensi il Covid, perché ai quarti di finale non avevamo due titolari, solo una macchia, la mancanza del pubblico a festeggiare con la squadra. E a questa Del Monte Supercoppa ci sarà un bellissimo colpo d'occhio, perché ci saranno i tifosi di quattro squadre che la scorsa stagione hanno fatto faville. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio l'assessora per l'accoglienza e ringrazio la Regione Marche per esserci stata vicina ed esserci vicina in questo particolare evento, perché questo evento, secondo me, secondo noi, segna veramente una ripartenza ed è comunque collegato a tutto ciò che le Marche sportive hanno vissuto la scorsa estate, ma appunto segna una ripartenza sia a livello marchigiano, quindi appunto di un collegamento con tutto ciò che è stato, ma segna anche una ripartenza per l'intero mondo della pallavolo. Le Marche sono state sempre una delle regioni culla della pallavolo, e di questo, quindi, rappresentarla qui in questo momento, in questo giorno, per noi è davvero un grande onore. È un onore perché segnare una grande ripartenza con un evento che assegni un trofeo davanti finalmente ad un grande pubblico, per noi non è una responsabilità, perché è talmente grande la gioia che tutto ciò che significa preparare questo evento per noi passa in secondo piano. Cioè la fatica, tra virgolette, di poter ospitare, no? Di organizzare un evento del genere passa davvero in secondo piano rispetto a tutta la grande gioia di poter ripartire insieme alla nostra regione, insieme al nostro pubblico, insieme ai nostri ragazzi e ai nostri tifosi. L'assessora parlava anche di giovani. Noi abbiamo sempre fatto tantissimo nel nostro piccolo per il territorio e continuiamo ancora a farlo, sono anni che lo facciamo, e questo quindi è un ulteriore legame che ci lega, no? Scusate il giro di parole, a tutto ciò che la Regione sta mettendo in campo in questo momento. Poter parlare di pallavolo, poter finalmente parlare di ripartenza, di gioco in campo e quindi di un modo di ritirare su quello che è un momento particolare per tutti, quindi di rimettere nuove energie sul campo, credo che sia il nostro modo di dire grazie a tutti per quello che ci state permettendo di fare, perché è davvero una cosa immensa. Cioè un anno e mezzo fa non pensavamo di poter ripartire finalmente in questa maniera. Certo, non avremo tutto il pubblico che avremmo desiderato, e magari, perché no, speriamo di poterne avere anche di più presto. Però questa già la presenza comunque di quattro grandi squadre, di quattro grandi tifoserie che nell'ambito della pallavolo sono in grado di tifare una accanto all'altra senza nessun problema, credo che sia un grande segnale per tutti, anche di unità, anche di condivisione, che credo che in questo preciso momento sia assolutamente una cosa che debba essere davanti agli occhi di tutti e debba servire veramente a tanti di noi. Grazie. Grazie, Presidente. Prima di dare la parola al Presidente della Lega Volley, Massimo Righi, ci tengo a fare un saluto. Sono qui con noi, tra i presenti, due personalità della FIPAV Marche, ovvero Francesco Leoni e Fabio Franchini, e io inviterei il presidente del comitato regionale Franchini a dire due parole e fare un saluto. Benvenuto, presidente. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
grazie per le parole che ha speso l'assessore nei confronti dei nostri giovani, perché questo è l'impegno che noi profondiamo quotidianamente per riportare i giovani in palestra, per riportare i giovani a fare sport. Grazie anche alla dottoressa Silioni, perché l'UBE per noi è il punto di riferimento in questo momento della pallavolo, e spero che questa manifestazione sia un po' il viatico per riaprire le abitudini, per riportare le abitudini dei giovani a frequentare gli impianti sportivi. Dicevo prima, dottor Righi, abbiamo dei risultati positivi già, e i riscontri che le nostre società hanno sugli under 12 è notevolmente superiore a quei numeri che avevamo ante Covid, quindi questo ci gratifica tanto. Il nostro impegno invece è quello oggi di recuperare quella fascia d'età di adolescenti che si sono allontanati in questo periodo, quindi il nostro impegno è questo, riportare i ragazzi in palestra, riportare i ragazzi a vedere sport, a vedere, a praticare sport e come dire, essere uniti insieme tutti e condividere gli aspetti sociali che lo sport ci aiuta a portare avanti. Quindi per questo bella manifestazione a voi, buon divertimento a tutti quelli che ne prenderanno parte. Grazie mille. Presidente della Lega Pallavolo Serie A, le manifestazioni della Lega sono sempre riuscitissime, portano nei palazzetti intere famiglie e quest'anno ci sarà una copertura televisiva eccellente, perché due canali Rai, Rai Sport, Rai 2 e anche volleyballworld.tv che ci unisce agli sportivi di tutto il mondo. Sul sito sulle pagine Facebook della LUBE si informano anche dal Messico. Sì, intanto volevo prima ringraziare l'assessore Latini per l'ospitalità, per quello che la Regione Marche fa per la pallavolo, ma per lo sport in generale, e ovviamente ringraziare la LUBE per l'organizzazione, perché questa del Monte Supercoppa è organizzata appunto insieme alla nostra società di Civitanova. È verissimo quello che dici, sarà un evento molto visto a livello mediatico, su quello abbiamo potuto lavorare in autonomia e abbiamo, credo, ottenuto dei buoni riscontri, perché avremo anche la finale su Rai 2 in diretta la domenica, avremo le due semifinali su Rai Sport il sabato, e la piattaforma Volleyball World, che è una piattaforma che può raggruppare diversi milioni di abbonati, perché in tutto il mondo, e sarà sia in lingua inglese che in lingua italiana, le singole partite saranno fruibili appunto da tutto il pianeta. Quindi dicevo, per quel che riguarda la visibilità, il pubblico diciamo televisivo, social e quant'altro, ci siamo. Per il pubblico dal vivo la nota dolente c'è, purtroppo noi abbiamo un atteggiamento abbastanza discriminatorio da parte del CTS nei confronti dello sport al chiuso. Ho presentato domanda la settimana scorsa di aumento della capienza al 75% per questo evento, perché almeno quello non ho osato chiedere il 100%, perché tanto è siamo un po' un muro di gomma purtroppo questo CTS. Noi abbiamo delle interlocuzioni a livello politico con tutti i ministri, sottosegretari, parlamentari, parliamo con tutti tranne che col CTS, che questa specie di ectoplasma non ben identificato, che col quale ci si iscrive ma non si riesce a dialogare in maniera corretta. Speriamo che ci diano questa capienza, che comunque è assolutamente insoddisfacente, perché noi riteniamo che la pallavolo meriti il 100% di capienza, perché sta passando un messaggio terribile, che è quello che i palazzetti dello sport non siano posti sicuri, perché si va solo il 60% della capienza, quando invece musei, teatri, cinema e quant'altro vanno tutti al 100%. Allora non si capisce questa discriminazione. Non è un posto insicuro, un posto sano, bellissimo, per famiglie, per giovani, per meno giovani. Abbiamo un pubblico che è quasi teatrale, tanto educato il nostro. Abbiamo un pubblico bellissimo, noi siamo orgogliosi del nostro pubblico, ne rivendichiamo proprio anche l'appartenenza genetica a questa tipologia di persone, perché sono fantastici. Io ho visto dal vivo in queste prime giornate di campionato 5 partite o 6, non mi ricordo, e mi sono preso così l'onere di guardare e di girare negli impianti, e tutti avevano la mascherina, non c'era uno spettatore senza mascherina. Poi guardiamo le immagini che arrivano dal calcio, tanto per non fare il nome di altri sport, e vediamo quello che succede. Ecco, allora questa discriminazione è vergognosa, quindi quello che chiediamo appunto è di ritornare al 100%, perché ce lo meritiamo. La Del Monte Supercoppa meriterebbe il 100% di capienza, sono convinto che se fosse al 100% riempirebbe il 100%, ne sono più convinto. Vediamo con questi messaggi strani che arrivano come si comporterà il pubblico. Sicuramente è un evento che il mondo sportivo della pallavolo ci invidia, ma anche di altri sport ci invidia, perché raggruppa le migliori, come dire,
tra le migliori eccellenze nel mondo della pallavolo, quindi nessun campionato in tutto il globo terrestre può vantare un evento di questo genere, con quattro squadre infarcite di campioni di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Quindi siamo orgogliosi dei nostri atleti, siamo orgogliosi della nostra società che riescono a tenere insieme i nostri campioni, i nostri giocatori. Siamo molto felici di poter festeggiare anche dei ragazzi che hanno appena vinto medaglie importanti, sia nei campionati, parliamo dei ragazzi italiani, sia nei campionati europei, che al mondiale Under 21. Quindi sarà una grande festa in cui evidentemente vorremmo mostrare il meglio che abbiamo. Abbiamo la fortuna di avere tanti sponsor che ci seguono, quindi questo è un altro segnale di grande positività. Nessuno ci ha abbandonato, quindi il sistema è sano. Mi rincuorano molto le parole del Presidente Franchini, laddove dice che i giovani stanno tornando nelle palestre, più giovani sicuramente, quindi come dire, si sta mettendo in moto tutto il nostro meccanismo dalla base fino alla filiera che parte dalla base di Valvertice, che è un po' quello che fa distinguere la nostra pallavolo. Quindi l'evento è un evento che vogliamo continuare a promuovere in una maniera eccezionale, come cerchiamo di fare, perché i protagonisti sono eccezionali. Quindi evviva tutti quelli che parteciperanno a questo evento e speriamo anche di vedere tanto pubblico. Grazie mille Massimo. È arrivato il momento di parlare di sport giocato. Abbiamo con noi l'allenatore campione d'Italia della Cucina Lube Civitanova, Gian Lorenzo Blengini. Gian Lorenzo, vi presentate a questa competizione da campioni d'Italia, un onore ma anche un onere, perché tutti vorranno farvi la pelle sportivamente parlando. Intanto buongiorno a tutti e grazie per il Gian Lorenzo, che mi chiamava mio papà quando si arrabbiava solo. Oramai rimane solo più quello, e insomma cerca di fare il papà ancora adesso ogni tanto, e quindi anche se sono alla soglia dei 50 anni mi chiama ancora Gian Lorenzo in quei frangenti lì. Comunque, battute a parte, sì, io credo che sia più un onore che un onere. E è chiaro che vincere con regolarità, vincere con ripetitività, aumenta quella che normalmente in gergo viene definita pressione, no? Ma credo che questo sia un privilegio meritato, perché ce lo siamo meritato. È chiaro che più si va avanti a vincere, più diventa difficile, perché è sempre più difficile correre facendo attenzione che non ti vengano a prendere, che non inseguire qualcuno che vuoi andare a prendere. Però questo credo che vada preso come un dato di fatto, questa è la realtà, ed è una realtà che ci inorgoglisce, che ci fa piacere, che ci rende responsabili di essere la squadra che tutti vogliono battere, comprese le squadre che sulla carta sono indicate come squadre che tanto quanto noi, qualcuna addirittura forse di più, è attrezzata per poterlo fare. Però noi abbiamo questa, non la chiamerei responsabilità, credo questa bella sfida da affrontare con consapevolezza, e quindi laddove le squadre nel giocare contro di noi, già solo per farlo, trovano una motivazione in quello, noi dobbiamo generare questa motivazione, che non è così semplice, però è una sfida che sappiamo difficile ma che ci entusiasma a vivere. Seconda partecipazione dopo la vittoria dello scudetto, la del Monte Supercoppa, non sarebbe male. No, c'è sempre questo, no, un po' così sulla Supercoppa, no? Ma da parte di tutti. Sì, ma la Supercoppa è un trofeo. È chiaro che poi noi lo giochiamo in casa, quindi è particolarmente, come dire, ben voluto, no? Ma in generale è un trofeo. È chiaro che rispetto ad altri trofei, scusate, sul territorio, Coppa Italia, Scudetto, è un trofeo anomalo, diverso, nel senso che le squadre ci arrivano in una condizione differente rispetto a come si trovano già alla fine di gennaio, febbraio, quando storicamente casca la Final Four di Coppa Italia, o peggio ancora la finale Scudetto, no? O i playoff, scusate. Però per questo forse è anche più difficile, soprattutto per le squadre che vengono indicate come le squadre. Difatti nei gironi d'andata storicamente delle regular season ci sono più spesso che in altri momenti
dei risultati a sorpresa, perché? Perché le squadre sono in allestimento, le grandi squadre sono lontane dagli obiettivi principali, insomma, ci sono tutti questi meccanismi. E quindi per questo secondo me è anche più equilibrata. Poi quest'anno è leggermente, secondo me, diversa, nel senso che giocandosi dopo l'inizio del campionato, comunque, anche se all'inizio le squadre hanno già del chilometraggio nel motore, e quindi però questo essere all'inizio dell'anno la rende, se vogliamo, anche più equilibrata, quindi credo più bella. Grazie mille. Grazie. Abbiamo con noi anche il capitano della Cucine Luga Civitanova, Osmani Vantorena. Osmani Vantorena, un rapporto viscerale, a parte che sei un campione amato da tutte le tifoserie, questa è una tua peculiarità, ma c'è un rapporto viscerale con i tifosi biancorossi, e quando hai vinto lo scudetto, mezzo nudo, a costo di prenderti un malanno, sei corso con la coppa dello scudetto fuori dal palazzetto perché volevi l'abbraccio dei tifosi e loro ti hanno scaldato. Buongiorno a tutti, sì, dai, è il minimo che potevo fare, visto che loro erano fuori dal palazzetto, insomma, a tifare, a guardare la partita da fuori, perché purtroppo non potevano entrare, quindi io come capitano il minimo che potevo fare era giustamente uscire con la coppa e festeggiare con loro. Per fortuna quest'anno non avremo queste problematiche, quindi loro possono venire a tifarci, a godere con noi ogni singolo punto, e quindi questo è una ripartenza molto bella, perché noi, soprattutto noi giocatori, anche la società hanno bisogno, e io domenica mi sono emozionato perché vedere il pubblico, vedere le mie figlie che erano lì, mi sembravano anni, no? Che non li vedevo, per cui è stato veramente bello. Hai la vittoria nel DNA, in biancorosso, no, aspetta, fammi finire, in biancorosso hai vinto di tutto di più, manca la del Monte Supercoppa. Vabbè, che ti devo dire, mi manca, è qua, ecco qua, sì, no, diciamo che è un trofeo che per tanti valgono poco, ma è facile dirlo, no? Quando si perde dice vabbè, è la Supercoppa, che ce ne frega, con tutto rispetto, ma in realtà la vogliamo vincere tutti, quindi credo che ogni singola squadra la vorrà vincere e la vogliamo vincere anche noi, ma sappiamo che non sarà semplice, abbiamo una partita molto complicata sabato contro di Monza. E non parlo delle robe tecniche adesso, che non è il momento, ma sicuramente l'obiettivo nostro è quello che riguarda la finale, giocare la domenica, però siamo consapevoli, insomma, che no, non sarà semplice. Grazie mille. Prima della conferenza i colleghi hanno preso d'assalto gli ospiti e li hanno tempestati di domande, ma ci sono altre domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? Come dicevo, li hanno tempestati di domande e quindi hanno già avuto le loro risposte. Grazie a tutti di essere. Grazie a tutti di essere intervenuti.